Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto io lo dico sempre, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Il tema di questa serata è l'omofobia, quindi una puntata molto interessante perché doveva essere fatta una nuova legge oggi che è stata rimandata, poi ovviamente ne parleremo, mentre nella prima parte parleremo di sanità, parleremo di questi vaccini sperando che arrivino al più presto. Però prima di andare a parlare presento i nostri ospiti e saluto Massimiliano Zanini, il popolo e la famiglia, grazie di essere con noi. Buonasera. Fabrizio Boron, consigliere regionale, consigliere presidente, grazie di essere con Buonasera, noi. grazie Simone Borile, antropologo, a voi. Buonasera. grazie Simone. Alberto Buggini, più Europa, Grazie grazie. a E te, grazie anche a Mattia Galdiolo, presidente dell'Arcigay di Padova. Davvero grazie a tutti di essere qui questa sera a Primus Inter Pares. Saluto Denis, buonasera Denis. Una buona serata anche da parte mia, ovviamente a tutti i nostri telespettatori che possono interagire alla trasmissione chiamandoci ai numeri che vedrete scorrere in sovrimpressione, gli sms al 366 che dopo vi faremo vedere, ma cominciamo però con il numero di telefono per poterci chiamare, lo vedete, lo 049 80 77753. Ovviamente noi cercheremo di dare voce a più a quanti telespettatori possibile. Potete anche mandare gli sms al 366 229 1811 e poi anche in questo caso noi cercheremo veramente di mandare quanti più messaggi possibile. Allora, i primi 10 minuti, 15 minuti della puntata è dedicata, come dicevo, alla sanità. Ho l'ospite importante collegato, tutti voi ovviamente potete fare interagire anche voi, fare delle domande al nostro ospite che lo presento, l'assessore regionale alla sanità Veneto, Emanuele Lanzarini. Buonasera assessore. Buonasera direttore, a tutti i telespettatori e ai suoi ospiti. Grazie come sempre della sua disponibilità, lei è davvero una sorella sempre molto disponibile, quindi la ringrazio. Com'è la situazione allora? Qui stiamo vivendo un momento un po' difficile, oggi sono riaperti le iscrizioni per gli ottantenni, ho ricevuto, sapendo che lei veniva in trasmissione, ovviamente l'abbiamo pubblicizzato, molti hanno detto che hanno prenotato e sono riusciti finalmente con successo gli ottantenni. Com'è la situazione vaccini? Com'è la situazione AstraZeneca, com'è la situazione Pfizer, com'è la situazione insomma? Beh, allora partiamo con un po' di dati. Noi abbiamo superato il milione di prime dosi, siamo a 1.031.000 dosi somministrate. Il dato di ieri sono state fatte 27.000 vaccinazioni in tutto il Veneto, quindi numeri importanti, numeri che seguono anche il nostro magazzino, quello che noi abbiamo, perché abbiamo visto la settimana scorsa che abbiamo tirato fino a 37.000 vaccini al giorno e con una macchina organizzativa, con un piano che prevede anche 50.000 vaccini al giorno, oltre a quelli dei medici di medicina generale, alle farmacie, li ho incontrate stamattina, insomma, che entreranno nella campagna vaccinale, ma tutto è legato alla fornitura dei vaccini, che non è così abbondante e così puntuale come insomma ci aspettiamo. Stiamo vaccinando, chiudendo tutti gli over 80, oggi siamo al 75%, ieri sera eravamo al 75%, quindi la chiusura della giornata di oggi, non ho ancora i dati di quanto si è vaccinato in Veneto oggi, arriveremo sicuramente attorno al 78-79% per quanto riguarda gli over 80 e contemporaneamente hanno aperto alle categorie dei cosiddetti super fragili e disabili. Ci sono delle difficoltà, lo sappiamo, l'abbiamo affrontata anche stamattina con i direttori generali, perché per quanto riguarda le categorie dei super fragili noi abbiamo un elenco che è quello che ci è stato fornito dal SER, dal Servizio Epidemiologico Regionale, che ha individuato quindi tramite i codici di esenzione, i codici appunto legati a quella patologia, un target ben definito di circa 200.000 persone individuate con le varie tipologie, le varie patologie respiratorie, cardiocircolatorie piuttosto che neurologiche, e dopo ci sono tutti i disabili. I disabili chiariamo subito, noi abbiamo 130.000 disabili che sono quelli che ci sono stati comunicati dall'INPS, che sono quelli che fanno riferimento alla 104 articolo 3,3, ossia i gravemente disabili, le persone che hanno una disabilità grave.
È chiaro che non ci sono in questi elenchi tutti gli altri e quindi stiamo incrociando, perché questo prevede il piano nazionale che è stato poi recepito a livello regionale. Stiamo comunque cercando di incrociare tutti questi dati e quindi di allargare anche tutti gli altri disabili che non sono inseriti in questi 130.000 soggetti su cui invece abbiamo già i codici, li abbiamo già inseriti. Le prenotazioni chiaramente continuano, ma chiaramente non possono continuare a un ritmo molto elevato perché dipendono dal numero dei vaccini che noi abbiamo. L'arrivo di Pfizer è l'arrivo di ieri ed è l'unico arrivo che abbiamo questa settimana di 124.000 dosi di Pfizer. Moderna non arriva, AstraZeneca non arriva. Se vuole parliamo poi di AstraZeneca, di quello che sta succedendo. È chiaro che noi dobbiamo effettuare le seconde dosi per tutti gli over 80, gli anziani, ricordiamolo, per Pfizer dopo i 21 giorni, con Moderna dopo i 30 giorni, e in più dobbiamo, perché questo è previsto nel piano, vaccinare tutti i soggetti cosiddetti vulnerabili fragili con Pfizer e Moderna, però i quantitativi sono quelli che vi dicevo. E Johnson & Johnson dovrebbe arrivare a metà mese, quanto diceva il presidente Zaia nelle conferenze? Johnson & Johnson è previsto dal 15 al 19 di aprile, ne arriverà 1 milione circa a livello nazionale, che poi sarà distribuito insomma a quota parte in base alla popolazione alle regioni. Nel mese di maggio invece dovrebbero arrivare circa 7 milioni di Johnson & Johnson. Johnson & Johnson cosa ha? Che è un vaccino molto più semplice perché ha una unica dose, quindi, e non ha la catena del freddo, quindi insomma è un vaccino molto più maneggevole sia per i medici di medicina generale ma anche per le farmacie, per esempio. Senta, Assessore, lei è ovviamente vivendo tutti i giorni anche il sentore. Che sentore ha, nonostante, poi parleremo anche dell'AstraZeneca, che sentore ha di questi vaccini? Cioè, le faccio una domanda molto semplice che poi si fanno tutti. Prima delle vacanze, sarà coperta la popolazione del Veneto per quanto riguarda la vaccinazione? Non dico tutti i 5 milioni, ma la maggioranza, il 50-60%, sarà coperto secondo lei dai dati, dai numeri che avete e dagli arrivi dei vaccini che avete in conto che arrivino, insomma. Allora, il nostro obiettivo è questo, però oggi vedendo un po' le forniture, quindi sicuramente ci arriveranno dosi maggiore nel mese di maggio. Il mese di aprile non avrà grandi quantitativi di dosi. Noi nel mese di aprile arriviamo alle 150.000 dosi alla settimana, che voi capite è poca roba rispetto a una capacità oltre i 25.000 dosi giornaliera, quindi effettivamente poca roba. Nel mese di maggio, tipo, ripeto, Johnson & Johnson sono previsti 7 milioni, sono previsti anche molti milioni di Pfizer e AstraZeneca, quindi chiaramente è la campagna può avere un'impennata, però oggi c'è la novità di AstraZeneca, questo non creerà un po' di problemi, quindi non lo so se la campagna vaccinale riuscirà ad avere una copertura importante, non dico la famosa immunità di gregge prima dell'estate, perché è tutto dipeso dai quantitativi di vaccini che ci arrivano e dai vincoli che noi abbiamo nell'utilizzo di questi vaccini. Sento una domanda, mi viene da Paul, non con responsabilità della regione, anzi perché il Presidente sta davvero dando da fare, però mi sembra che nel cambiare il governo da quello precedente, al di sopra delle parti politiche, mi creda che a me non interessa, però il comportamento non è cambiato. Con l'arrivo di Draghi si pensava che ci fosse una rivoluzione, che il problema della vaccinazione si potesse risolvere in maniera breve. Mi sembra, da cittadino normale, in questo momento anche da giornalista, che le cose non stiano andando come avevano promesso. E secondo lei? Ma allora, sicuramente c'è una previsione, però dobbiamo parlare di previsioni, perché abbiamo visto che anche nei mesi precedenti, non sempre le previsioni sono state rispettate. C'è sicuramente una previsione nel secondo trimestre, quindi penso a maggio e a giugno, di quantitativi di vaccini più importanti, quindi potremmo mettere un'impennata. Certo che con le dosi che ci sono, io la vedo dura, i famosi 500.000 vaccini al giorno previsti a livello nazionale, perché con le dosi che abbiamo e con la novità di AstraZeneca, che comunque sarà limitata a un target di popolazione ben definita, e questo creerà inevitabile delle disdette, una sensazione sicuramente di non tranquillità, sicurezza, che potrebbe portare dei ritardi nella campagna vaccinale, questo è innegabile.
Quindi il cambiamento non c'è stato, tanto promesso cambiamento, come sempre i nostri governi. Cioè, non l'abbiamo ancora visto, io mi auguro che arrivi da maggio, finora non l'abbiamo visto, insomma, come quantitativi. Dicono che a maggio, io mi auguro che arrivi da maggio, insomma. No, ce l'auguriamo tutti, solo che è cambiato tutto, è cambiato il commissario, sono cambiati i personaggi, però il risultato è sempre uguale. Su AstraZeneca invece cosa ci dice, Assessore? Su AstraZeneca c'è una riunione in corso adesso, infatti mi sono staccata a 10 minuti dalla riunione con il ministro Speranza, il ministro Gelmini, il commissario Figliuolo, il Curcio della Protezione Civile, poi c'è anche Locatelli dell'Istituto Superiore di Sanità. E ci sarà, mi sembra di aver letto, anche una conferenza stampa, forse è già anche in atto a livello nazionale, perché ci arriverà una circolare domani con delle limitazioni ben definite, nel senso che a livello nazionale ci sarà appunto la raccomandazione di utilizzarlo sopra i 60 anni. Sopra o sotto? Sopra i 60 anni. All'AstraZeneca sopra i 60 anni? Io pensavo sotto, pensi lei, dunque, vabbè, ma era una mia domanda. Dennis, prima di congedare... Bisogna dire la verità, c'è stata all'inizio, allora noi ricapitoliamo un po' cosa è successo con AstraZeneca, che ha creato sicuramente un po' di confusione, e noi, le regioni, stanno appunto dicendo in questa riunione che sono molto preoccupate, quindi ci deve essere una unica voce nazionale che effettivamente metta in chiaro la situazione e dia quella fiducia per continuare con la campagna vaccinale. Allora, se ci ricordiamo, c'è stata la prima indicazione che era sotto i 55, poi c'è stata l'altra indicazione che diceva fino ai 65 anni e poi oltre i 65 anni, quindi abbiamo avuto tre indicazioni diverse su AstraZeneca. Oggi la indicazione che invece uscirà e che quindi, insomma, ho visto anche dall'agenzia stampa è già fuoriuscita, è quella sopra i 60 anni. Perfetto, è stata chiara. Prima di congedarla, ovviamente mi diceva Dennis che sono arrivati ovviamente dei messaggi, li passeremo così lei potrà rispondere. E invece le faccio un'altra domanda, non so se gli ospiti vogliono fare qualche domanda all'assessore Lanzarin. Lei, Bugi, voleva fare la domanda? Io volevo chiedere all'assessore, assessore, buonasera. Persone come me, che io sono un docente, che hanno fatto il vaccino prima dose AstraZeneca, secondo lei, ovviamente, per le informazioni che ha a disposizione, pensa che si vada in una direzione come in Germania, dove verrà data la seconda dose un altro vaccino, tipo Pfizer o altri vaccini, oppure pensa che sarà comunque data la possibilità della seconda dose con il vaccino precedente alle migliaia di persone che hanno già ricevuto la prima dose AstraZeneca? Allora, è una questione che abbiamo posto, che i governatori hanno appena posto, hanno chiesto che ci sia un pronunciamento chiaro da parte delle istituzioni, quindi attendiamo questo pronunciamento, perché abbiamo detto noi dobbiamo avere la certezza, ma soprattutto rassicurare chi ha fatto la prima dose, perché a breve, insomma, io penso che nell'arco di 2 settimane noi potremo iniziare le seconde dosi, quindi dopo i 3 mesi che sono passati rispetto ai primi vaccini che ci sono stati, però dobbiamo avere la sicurezza, insomma, con delle indicazioni chiare, e soprattutto le indicazioni arrivino, questo l'abbiamo chiesto, da un'unica voce autorevole, sanitaria, clinica e scientifica. Grazie. Ecco, senta, assessore, prima di leggere i messaggi, un'altra domanda, vado al di fuori ovviamente per i vaccini. Oggi il Presidente Zai ha detto che noi come regione potremo passare addirittura al giallo, quindi vuol dire che le cose stanno andando verso il meglio? Sì, allora, i dati che noi abbiamo oggi sono di un indice RT 0,96, quindi siamo sotto l'1%, sotto l'1, e sotto l'1, il termine dell'1 ci potrebbe fare andare in zona giallo, perché sappiamo che sotto l'1 si va in giallo, dall'1,25 in arancione, sopra l'1,25 in area rossa. E l'incidenza è un'incidenza anche questa, insomma, buona, perché abbiamo un'incidenza di 168 casi su 100.000 abitanti. Sappiamo che anche qui la soglia è quella dei 250 casi sui 100.000 abitanti, quindi noi avremo dei dati da area gialla oggi come sono, aspettiamo chiaramente la cabina di regia che ci sarà venerdì, però con l'ultimo decreto noi sappiamo, salvo cose nuove, salvo dei ripensamenti o dei provvedimenti che ci dovrebbero essere o che se ci saranno, rimarremo in zona arancione, perché le due possibilità da qua al 30 di aprile sono zona arancione o zona rossa. È stata chiarissima. Dennis, abbiamo i messaggi che mi avevi accennato da poter leggere per l'assessore? Sì, confermo, tra l'altro nel frattempo ne stanno anche arrivando degli altri. Noi intanto vi abbiamo preparato
preparato in grafica i primi, possiamo andare anche a leggere insomma, i primi messaggi arrivati dai nostri telespettatori. Allora, Dennis, facciamo così, scusa Dennis, ne leggiamo uno rapidamente, l'assessore dà la risposta, perché altrimenti poi se li passiamo tutti ovviamente l'assessore non riuscirà a dare la risposta. Prego Dennis. Il primo messaggio, gli invalidi al 100% li state dimenticando, ancora non si sa niente, poi non sappiamo se riceveranno la lettera o se dovranno prenotarsi. No, allora nessuno più riceverà la lettera perché non abbiamo abbandonato per questioni di numeri la metodologia con la lettera e l'invio a casa, l'unico sistema che rimane è quello della prenotazione tramite piattaforma. Gli invalidi sono inclusi in quelle dei soggetti super fragili, ossia quelli che oggi hanno la priorità assieme agli over 80. Secondo messaggio, Dennis, quanti ne hai? Perché non so quanti ne sono arrivati, prego Dennis. Assessore, aumentate il numero di persone che devono essere vaccinate dai medici di base, ci chiede un telespettatore. Soprattutto tra gli anziani sono loro a conoscere la situazione di salute dei pazienti. Concordo appieno, noi abbiamo siglato un accordo, li ho incontrati anche questa mattina, c'è un'adesione, mi dicono insomma che tocca il 100%, però oggi sono partiti il 50-55%, soprattutto le medicine di gruppo integrato. I medici in ambulatorio singolo invece stanno partendo e partiranno soprattutto nei centri vaccinali aziendali, quelle delle aziende sanitarie, quindi all'interno di questi centri dove saranno destinati degli spazi. Stanno partendo anche con la vaccinazione a domicilio. Io concordo perché tipo tutte quelle persone fragili, vulnerabili che non sono inserite nel nostro database, ma perché noi non conosciamo, perché non sono state inserite nel SERD, perché abbiamo dati del 2019 non aggiornati al 2020, chiaramente il proprio medico conosce benissimo i suoi assistiti e quindi sa anche individuare e segnalarci queste situazioni. Quindi sono fondamentali. Bene, andiamo con il terzo messaggio. Allora, scusami, così, quanti ne sono arrivati? Un altro telespettatore. Ho sentito più volte il presidente Zaia parlare dell'ipotesi di comprare come regione i vaccini. Succederà davvero? Non ha senso perdere tempo dietro un sistema che è evidente che non funziona. Allora, l'abbiamo sempre detto, noi abbiamo cercato di sollevare questo problema perché è chiaro che c'è stato e c'è un problema a livello europeo rispetto all'approvvigionamento dei vaccini, questo l'abbiamo visto anche rispetto ad altri paesi che invece stanno marciando in maniere molto diverse. È chiaro che però le regioni non possono, non sono autorizzate a comprare, a importare in questo caso vaccini, devono avere autorizzazioni che arrivano dall'AIFA, quindi dal nostro ente regolatore, però è chiaro che quello che è successo e soprattutto i contratti che non conosciamo, che sono stati fatti con l'Unione Europea, hanno comunque delle lacune molto importanti insomma. Quanti ne hai Dennis ancora? Beh, in grafica ne abbiamo intanto un altro, però se dici Giorgio poi possiamo continuare perché ne stanno veramente arrivando tantissimi. Se sei rapido perché altrimenti quindi dobbiamo congedare l'assessore, magari quello, leggi quello lì, se c'è qualche altro urgente magari così rapidamente poi congediamo. Vai pure Dennis. Volevo segnalare difficoltà nel prenotare il vaccino, il sito si blocca e al numero di telefono non si riesce a prendere la linea. Ma allora sicuramente ci sono dei problemi di disservizi, mi sono stati segnalati, le aziende hanno cercato anche di aprire le prenotazioni per dei slot limitati, c'è stato un momento in cui il numero verde che è stato potenziato con 100 linee, quindi abbiamo raddoppiato anche le persone che rispondono a questo numero verde, è andato in tilt, è abbastanza normale. Io quello che posso dire è che comunque vacciniamo tutti, quindi anche quelli che per mille motivi sono rimasti indietro, in qualche modo verranno richiamati perché faremo, non so, delle aperture specifiche sulle categorie ad accesso diretto, perché tramite i medici di medicina generale arruoleremo anche le farmacie appena avremo vaccino, penso soprattutto Johnson & Johnson, ma raggiungeremo sicuramente tutti. È chiaro che un piano di vaccinazione di questo tipo, un piano di vaccinazione di massa che non ha uguali, ha sicuramente molte difficoltà, anche perché è una novità assoluta per tutti noi. Dennis, lei altri? Dennis, sì, ne leggo un altro al volo, una telespettatrice, un telespettatore ci chiede se gli insegnanti sono vaccinati perché alle superiori metà studenti stanno a casa, non tutti usano gli autobus e con la bella stagione si potrebbe pensare di togliere la didattica a distanza.
Ma è chiaro che allora le superiori con il 50% di presenza, il 50% in DAD, le abbiamo insomma adottate per iniziare. Se i numeri continueranno a scendere come vediamo e ci auguriamo, ci possono essere anche dei ripensamenti sicuramente diversi. Il problema non è tanto la scuola, ma quanto i momenti di assembramento prima e dopo. E quindi insomma questi che sono ragazzi che hanno sicuramente bisogno della scuola, della presenza, del momento di socializzazione. Hanno perso quasi un anno e mezzo di scuola tra l'anno scorso e quest'anno, però sono sicuramente anche quelli che riescono a seguire delle lezioni a distanza. Però io mi auguro, insomma, di tornare, che potremmo tornare a una normalità anche con le superiori molto presto. Grazie Assessore, è stata gentilissima e anche esauriente, esaustiva per i nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro e buona serata. Beh, Grazie a voi, buona serata e buona continuazione. noi andiamo in pubblicità e poi ovviamente tratteremo il tema di questa puntata. Tra poco rimanete con noi.